solo container di via San Severo, ma anche emergenza a Borgo Mezzanone. Voi siete residenti a Borgo Mezzanone, qual è l'emergenza, qual è la situazione? Allora, noi sono dal 98 che siamo stati messi dal comune di Foggia, amministrazione Agostinacchio, Borgo Mezzanone. Ci dicevano di rimanere lì in appoggio per 2 anni per poi trasferirci a Foggia in una casa, in un alloggio definitivo. Ma sono passati 21 anni e noi siamo ancora a Borgo Mezzanone, siamo rimasti 24 famiglie assegnatarie in attesa di questo benedetto alloggio che non pare arrivare perché l'emergenza abitativa va sempre più avanti. Siamo 21 anni senza una residenza, i nostri documenti arrivano agli uffici immigrazione perché non avendo nessuna residenza non sappiamo dove andare a prendere anche la nostra posta. Niente, abbiamo problemi di tubature rotte da quasi 2 anni e liquami che fuoriescono dai nostri appartamenti quando piove. L'emergenza, noi siamo qui perché volevamo farci ascoltare dal presidente Michele Emiliano che l'emergenza abitativa non è solo a Foggia ma anche a Borgo Mezzanone e noi vorremmo tornare nella nostra città a Foggia. Siamo stanchi.